Che problema? Sofia cara? Voglio sapere se è vero quello che dice Flor, che Delfina ha una malattia terminale, mamma. Ah, quella linguaccia non poteva non sbandierarla ai quattro venti! È vero o no, mamma? Oh, come potrei mentire su una cosa simile? Come potrebbe una madre giocare con la vita della sua stessa figlia? Ho dovuto affrontare da sola questa faccenda per molto tempo. E non te l'ho detto perché non volevo farti del male, tesoro. Cosa dici, mamma? Vieni, amore. Vieni. Oh, mamma. Devi essere molto forte. Preparati. Perché rimarremo noi due soli. Da sole, piccola. Niente, non viene. Ciao, amici miei. Come state? Sì, tutto ecco, bene? Vieni a fare lo sbruffone qua, eh? Ora. Dai, noi ti conosciamo da tanto. Non faccio lo sbruffone, sto bene. Mi sento sicuro, mi sento bene, sono molto tranquillo. Devo dire che è un momento molto bello della mia vita. Sei molto Nicolas, bello. Nicolas, frena un po'. Cosa ti prende? Ora fai il figo. Qual è il problema? Nessun problema. Va tutto alla grandissima. È solo che stiamo crescendo, stiamo diventando grandi. E certo, capita di fare cose che uno ma che non aveva mai fatto tiro? Prima. Non so se mi capite. Vediamo se mi capite. Mister Vesiera? Mister Visiera, hai cosa una c'è? Ragazza. Ho una ragazza. Vai! Oh, Nicolas, non sarà un altro scorfano, spero. Guarda che il tuo acquario è pieno. Non c'entra più nessuno ormai. Sì, 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 ho ancora qualche difficoltà, è vero. Comunque niente, a poco, ragazzi, a poco si fanno progressi e si migliora anche. Ciao. Professoressa? Ciao. Sai, avrei bisogno di un po' di ripetizioni. Ciao, dolcezza. Come va? È l'ultima volta che tu esci senza il mio permesso. Mi hai sentito? Mamma, ma stavo giocando con Greta e i ragazzi. Non posso neanche giocare. No, non puoi giocare, no, perché... La prossima volta che mi disubbidisci vado a comprare due biglietti per Roma e ce ne andiamo il giorno dopo, no, va no, bene? No, a Roma no. Bene, Ramiro, amore mio, allora, per favore, fai quello che ti dico. Io lo faccio per proteggerti, tutto qui. Devi fidarti di me, tesoro. Devi fidarti. Tutto bene? No, va tutto male, sai, tutto male. Guarda. Calma, perché ti innervosisci tanto? Cosa ti succede, Amélie? Di tutto mi succede. Ma ti prego, non intrometterti più nella mia vita. Smettila, va bene? So perché fai così. È per le gemelle, no? Che si avvicinano a tuo figlio. Chi sono veramente? Conoscono il vero padre di tuo figlio? Basta, Franco, non intrometterti. Perché fai quella faccia, tesoro? Vieni qui. Sei triste? Dimmi. Sì, perché ho dei pensieri contrastanti. Da una parte sono convinta che le streghe stiano facendo tutta questa sceneggiata solo per mettere in salvo le loro scope e dall'altra sono angosciata. Cosa? Perché penso, e se fosse vero che Delfina è davvero malata? Dai, stai tranquilla. Ora chiamo il medico, ok? Le analisi ci diranno se Delfina è davvero malata oppure no e quindi fidati di me. Però mi preoccupo fidati comunque. Di me. Sono pronta, Federico. Possiamo andare in quella clinica e vedere se sono sincera. No, non andiamo in nessuna clinica. Come no? Che fai? Mi prendi in giro? No, non ti prendo in giro. Ho chiamato un medico perché stavi molto male. Ti faranno le analisi qui, a casa. Dottore... Buonasera. Buonasera. Il dottor Fuchs, Delfina. Lui ti farà le analisi e mi porterà i risultati tra un paio d'ore. Molto piacere, signora. Piacere mio. Le falta el tiempo de la esperanza. Les falta el aire de...
venerdì 26 aprile alle 15 su Boing! Quante cose speciali puoi fare con Flor? Mantenerti in forma. Ora abbraccia il grosso panda, diamogli tanto amore e lo lasciamo andare. Ballare e divertirti. 3, 1, 2, 3. E chiediamo ole, ole! Sognare e dare spazio ai desideri. Immaginati essere su un'isola, al caldo, e canti con un principe al tuo fianco. Con lei ogni momento è speciale. Florida, dal lunedì al sabato alle 15, alle 18.25 e alle 21.25 su Boing! I Teen Angels sono in arrivo su Boing!